www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. A Mussomeli, lavori alla velletta adiacente alla chiesa della Madonna delle Vanelle. Finalmente una villetta comunale degna di tal nome a far da cornice all'antico santuario della Madonna delle Vanelle, la cui festa si celebra come da tradizione nella terza domenica di maggio. Come si ricorderà, lo scorso agosto pesanti rami di un pino si distaccarono improvvisamente, crollando al suolo con tutto il proprio peso. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno nella sottostante strada, solitamente assai trafficata, altrimenti ci sarebbe scappata la tragedia. A seguito di quell'incidente, per prevenire ulteriori pericoli, l'amministrazione comunale decise di recidere tutti i pini che svettavano maestosi nello spazio verde, invero da sempre poco curato, anzi totalmente abbandonato a se stesso, con inferriate divelte, muretti abbattuti, gradini lesionati, lampioni rotti. Da qualche settimana, tuttavia, in concomitanza appunto dell'approssimarsi della festa mariana, l'amministrazione comunale ha deciso di rimettere a nuovo la villetta, predisponendo appositi interventi. Sono stati piantumati alberi di piccola taglia e palme, oltre che altri arbusti da una ditta specializzata. Gli operai comunali inoltre stanno lavorando a pieno ritmo, sistemando le varie aree dell'aiuola, perimetrandola con idonei muretti bassi, stanno collocando nuove inverriate a protezione, si sta sistemando l'impianto di illuminazione e i gradini, così come utilizzando della malta biancastra si è dato una rivitalizzazione complessiva all'area, che adesso si presenta ben tenuta e dignitosa. Insomma, un lavoro ben fatto, anche perché durante tutto il mese di maggio, come da tradizione, viene aperto al culto il santuario della Madonna delle Vanelle, una tradizione di fede che si perpetua col pellegrinaggio di tantissimi fedeli e le varie celebrazioni religiose. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.